Sabatino di Properzio, la Valentina al Vinitaly con una grande novità ad Ocaio. Sì, è il nuovo vino che abbiamo creato nella vendemmia 2021, è un Montepulciano completamente vinificato e affinato in terracotta, in orcio di terracotta toscana. La vinificazione in anfora, in terracotta, è oggi sicuramente un ritorno. Infatti voi avete giocato su questo, no? Il ritorno al futuro. Sì, insomma, anche abbastanza banale la cosa. In realtà è l'utilizzo di delle tecniche antiche, però sono riportate ai tempi nostri. Un concetto molto semplice: la terracotta, l'orcio con cui abbiamo vinificato il nostro vino, un orcio completamente sostenibile, 90% terracotta, 10% acqua, interamente fatto a mano. La differenza rispetto al passato è che dentro si riescono a ottenere dei livelli di levigatura tali che non è necessario più vetrificare. Il vino in terracotta è un vino che in qualche modo fa parlare il vitigno, no? Perché mentre il legno comunque porta ossigenazione, porta tannini anche, nel terracotta questo non avviene. Sì, noi in realtà il pensiero che noi abbiamo avuto dietro, il pensiero che sta dietro la creazione di questo vino è quello di puntare a fare un Montepulciano di altissimo spessore, cercando di non essere condizionati dalla tradizione e dalle abitudini abruzzesi. Quindi abbiamo ricercato a lungo, abbiamo pensato a lungo, abbiamo provato diversi tipi di terracotta e alla fine abbiamo preso un prodotto particolarmente artigianale e adatto. Le capacità di inerzia termica dell'orcio insieme alla microporosità garantita dalla terracotta dell'impruneta, come dicevi tu, agevolano molto l'affinamento in franchezza del vino. Facendo un passo indietro, quindi prima dell'affinamento, anche la scelta delle uve, del vigneto che avete individuato per questa produzione, ovviamente super studiata. Il processo di vinificazione e affinamento in terracotta richiede una qualità super delle uve. Le uve devono assolutamente essere completamente integre per evitare qualsiasi tipo di contaminazione durante il periodo di fermentazione. Noi abbiamo scelto il nostro vigneto di San Valentino in Abruzzo Citeriore, 300 metri sul livello del mare, è una vigna coltivata a Guyot con 7.000 piante per ettaro. Il Vinitaly evidentemente è un banco di prova, se avete scelto questo momento per presentarlo volevate una risposta un po' immediata, qual è? No, la risposta è molto positiva, chiaramente c'è subito molta sorpresa e attenzione su una cosa nuova della Valentina. Dopodiché c'è da dire che la produzione è molto limitata perché sono 1200 rotte bottiglie e di conseguenza sono assegnate poche bottiglie per cliente.